Ingrid, faccia entrare i bambini. Signor Meraviglia, le presento i suoi nipoti. Bambini, salutate in italiano. Buonasera, zio. Zio? Ma salutato nonna, ma voi siete impazziti, ma voi adesso che mi fa sentire male, ma voi, cioè voi mi fate venire da Napoli, sempre perché un biglietto l'avete pagato voi, fino a qua, e poi alla fine non ci sta nemmeno niente. Ma ci sta la cedola di libri? No. Oh, come si fa? Gli assegni familiari? No. Nemmeno, ma come si fa? E i bambini restano pure da soli? Sì, resteranno da soli. Beh, a parte, sincero, il zio Franco tenga proprio cao tenga il zio Franco, ma come si fa? La prego. Si fidi, li prenda con sé. Io questi bambini non li prenderò mai. Allora, bambini, momentaneamente siete qua. Ma tra oggi, domani, massimo dopodomani, quando me ne volete andare, ci fa sempre piacere. Questa è casa tua? No, questo è il mio ufficio. Io sono un grande impresario, ma un impresario di un certo livello, no? Quindi dormiamo in ufficio? No, andiamo a casa. Ora andiamo a casa. Oh, hai deciso. Dico, se dobbiamo andare a casa, perché siamo saliti? Questa è la casa. E questo è un tugurio. Tu che? Tugurio. Un ambiente angusto caratterizzato da un senso di squallida miseria. Perché quella luce lampeggia? No, lampeggia perché per risparmiare la bolletta mi sono attaccata al semaforo che sta all'incrocio. Solamente quando scatta il verde e il rosso funziona. Quando scatta il giallo lampeggia, lo devo ancora un po' ripristinare. Ma l'acqua non c'è? L'acqua non c'è perché mi sono attaccata alla tubolatura della signora Colucci nel palazzo. Solamente che l'acqua esce quando la signora si lava. Ma la signora non si lava mai e l'acqua non esce mai. Purtroppo la signora è un po' zuozza. Zuozza? Senta, voi, per curiosità, ma parenti? Non ne avete parenti? Senti, ti ho capito. Tu vuoi sbolognarci? No, ma che sono sti cose, guarda, veramente. Per tua sfortuna, non abbiamo nessuno. Quindi per adesso dovrai tenerci tu. Vabbè, dai, non la buttiamo sulla malinconia, capito? Perché sennò diventa una cosa proprio... Cioè, dai, un po' di... Se proprio lo vuoi sapere, nemmeno a noi fa piacere abitare in questa stamberga. Oh, ah? Stamberga. La stamberga è come il tugurio. Il tugurio è come la stamberga e stamberga è come zuota. Zuota. Vabbè, sì, allora, che... Andiamoci a mangiare un boccone. No, grazie. Vabbè, e vediamo cosa c'è in frigo. Allora, teniamo... Vabbè, comunque, il frigo lo teniamo.